Dicono di me che sono arrivato in bicicletta. Sono partito il primo dicembre del 2002 eh, a Berlino eh, e ho fatto poi sì, sono arrivato qua a gennaio. In questo momento della mia vita avevo sì, veramente un forte bisogno diciamo, di dare più spazio a questo interesse spirituale che si faceva sempre più forte. L'eremo di Camaldoli nasce intorno al 1000, la data classica è il 1012, abbiamo celebrato il millenario qualche anno fa. Per lunghi secoli i monaci erano anche in possesso della, della foresta e nasce a partire da questo inserimento e anche da questa responsabilità da parte dei, dei monaci eh, una riflessione su come gestire Uh, come vivere quest, quest, questa foresta e come gestire questa foresta in modo responsabile e sostenibile per um, far sì che la foresta, che era anche un bene economico, possa, non solo a livello, diciamo forse all'epoca la discussione ecologica non era così presente, ma proprio per motivi di economici però portati in, con una lunga vista, diciamo, portata con lo sguardo alle future generazioni di monaci che devono vivere qua, è stato elaborato come un modo come gestire questa foresta cioè con questa idea della, della sostenibilità e della, di un pensiero a lungo andare. Da lì nasce il codice forestale eh, di Camaldoli, perciò ogni singolo monaco, non solo l'abate, non solo il pror, priore, doveva acconsentire a un programma di taglio degli alberi. Gli alberi poi furono sempre tagliati, furono, furono, la legna fu uh, venduta, però sempre con questa idea di tagliare una parte piantare da un'altra parte in modo che eh, l'albero si possa rigenerare in maniera organica. Intorno al, all'eremo c'è questa corona di cioè adesso sono abiti eh, pluricentenari um, anche lì c'era come una regola come tagliare, piantare, rinnovare questa corona in modo che possa sempre esserci questa, questa bella parete verde eh, intorno, intorno all'eremo. Qua all'eremo abbiamo sviluppato per eh, il millenario nel 2000, che abbiamo celebrato nel 2012 Uh, questo nuovo portone per l'Eremo insieme a Claudio Parmigiani, um, un uh, artista contemporaneo di, uh, di Reggio Emilia, sviluppando insieme a lui in un'opera d'arte una regola antica e una regola presente, un, un piccolo testo del cosiddetto liber eremitice regole, um, um, una delle prime... Uh, regole tramandate dell'eremo, diciamo, come si deve vivere. In questo, in questo libro, uh, della regola eremitica, um, si trova questo confronto tra uh, le qualità degli alberi e le qualità che un monaco dovrebbe sviluppare uh, uh, durante la sua vita monastica. Il voto più centrale che noi facciamo è il voto della conversione dei costumi. Il monaco dovrebbe diventare eh, come l'olivo che eh, generosamente dà eh, il, suo, il suo olio, il monaco dovrebbe diventare eh, come l'abete che ha questo slancio verso l'alto, questa regola viene condensata in una frase finale che dice allora quando tu avrai eh, sviluppato tutte queste qualità diventerai un campione nell'amore. Ho due alberi qua su che mi stanno particolarmente al cuore. Cioè uno non è proprio qua su uno, uno è vicino al monastero, che è un cedro, ma vecchio e molto imponente, eh, che si trova sul sentiero quando si sale verso il castagno Miraglia. Questo cedro, sì, per me è proprio quel... quel immagine dello slancio verso l'alto e poi c'è delle, delle radici estremamente larghe, è in un posto dove è un po' scosceso, perciò anche si vedono molto bene le radici, diciamo come si aggrappano dentro la terra e con questo appiglio nella terra si vede lo slancio verso l'alto. Cioè, questo per me è un albero veramente molto significativo. E l'altro albero è uno che abbiamo piantato due anni fa, uh, che uh, ho avuto quando era piccolo piccolo, è un Ginkgo biloba, anche questo è un albero che uh, uh, per me è un albero molto, molto caro, uh, quando diventa anziano diventa un albero estremamente grande con una corteccia in autunno scura e poi questo fogliame che diventa tutto giallo splendente, meraviglioso. Il nostro è ancora piccolo, perciò, uh, uh, però l'ho avuto in cura grande così e l'ho inaffiato e l'ho curato per diversi anni, adesso uh, sarà grande così dalla terra e l'abbiamo piantato e continua adesso a crescere qua nell'eremo. Nel mio sviluppo spirituale è stato, lo yoga è stato un elemento portante, uh, lo yoga è stato la dimensione nella quale ho trovato una maggiore l'interiorità, dove ho trovato il silenzio come linguaggio, um, dove ho scoperto l'importanza del corpo anche per il percorso spirituale. Io vi inviterei a immaginarvi questo luogo, alle, in questo momento dell'anno, alle cinque e mezzo della mattina, quando uh, comincia la prima luce, comincia l'aurora. Uh, C'è un silenzio qua che. Um, sì, non è solo, cioè, e poi non è un silenzio assoluto, la, 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 la foresta comincia a muoversi, ci sono tutti i suoni degli uccelli, degli animali intorno, in un certo senso richiede unicamente un aprirsi a questa dimensione, bisogna solo intercettarla, alla fine un po' in questo senso la foresta già ti insegna tutto nel percorso della mia vita spirituale percepisco che diventa sempre più importante la dimensione del silenzio non solo diciamo non, non, non come tempistiche io sono anche molto impegnato e mi devo muovere anche tanto però riconosco sempre di più che visto la difficoltà del dire di Dio il silenzio comunica qualcosa di più. Sull'essenza di Dio possiamo dire poco e perciò forse è meglio tacere e, e la foresta ti aiuta in questo.